Ed eccoci qua su un nuovo appuntamento con Yokai Watch Academy Bitola Studenti. Per cominciare, 2000 punti reputazione, 2 gocce Y ottenute. Top, non chiedevo di meglio. Tempo libero esplorare l'accademia. Dobbiamo continuare dove abbiamo lasciato l'ultima volta, ovvero da andare a salvare Emma Reali dalla Torre Spada. Il preside ci ha incaricato di salvare sua figlia, che è stata a quanto pare posseduta da un tenebroso, che sono gli yokai malvagi, e ha detto: andate a liberarla e vi dico grazie. Sostanzialmente questo era il piano del signor Ermanno Reali, il preside dell'accademia. Quindi non perdiamo tempo, se premiamo il pulsante analogico destro possiamo vedere dove dobbiamo arrivare. Quindi dirigiamoci verso il punto interessato, eccolo qua. Inoltre direi di ricaricarci tutti quanti i cibi, tanto costa pochissimo. Sia quelli equipaggiati sia tutti, costa sempre 120. Lei è Ofelia, la zia che ci ricarica il mangiare. E dunque, ci ricarica la pancia quando siamo un po' scarichi. Mistero alla Torre Spada. A causa di un incanto ad opera di un tenebroso, la figlia del preside, Emma, sta vivendo un vero e proprio incubo. Andiamo alla Torre Spada e salviamola. Che poi Emma è il nome più facile da localizzare perché si chiama Emma anche in giapponese, quindi sì, ovviamente è chiaro il riferimento. Ecco, ci siamo arrivati. Bella la Torre Spada. Tra l'altro, Torre Spada qui è comparso, ma è l'unica volta che compare il nome della struttura nella quale dobbiamo entrare. Nel gioco ci sono i file per i nomi di tutti gli edifici, ma compare solo qui. Non si sa perché. Ma anche in giapponese, proprio è il gioco che non lo fa comparire. Non si sa perché. Stavolta Sony a correggerti. Volevi dire emergenza, vero? Emma, è un'emergenza. Arriveremo con grande urgenza. Sì, beh, non perdiamo tempo qui. Entriamo nella torre, forza. Bravo, comando. Il migliore. Inizio missione. Top. Siamo live con 298 spettatori. Aspetta che mo' arrivano, eh. Appena iniziamo a fare a botte, più nemici sconfiggerai, più aumenteranno gli spettatori. Beh, certo. Qui c'è niente, era solo un oggetto, vai. Spada del prestigio. In una torre spada troviamo la spada del prestigio. Gomma elastica. Ah, mi sembrava un tubo. Toppe. Oddio, ho avuto Y invece che A. Lattu. Beh, l'insalata ci vuole, fa bene un po' di insalata. Poche calorie, ne puoi mangiare anche un chilo. Ok, ci sono dei nemici. Eccolo qua, va. Allora, sono un pochino overlevelato per questi nemici base, quindi li picchio piuttosto forte. Però guarda, questo qui è forte, Questo era forte, accidenti. Ma bene, ci ha dato anche la medaglia. E quella era forte, oh. Ottimo, almeno possiamo equipaggiarla. Vai, mamma mia, emissario, poverino. Che brutte botte che ci ha preso. Ah no, aspetta, perché premo Y invece che A? Che problemi ho? No, ancora non mi trasformo. Mi trasformo dopo, dai. Ancora non serve. Quando ci sarà il boss. Che poi vabbè, ad ogni modo, sono un pochino... Ho delle medaglie tipo quella di Jibanyan e di Koma-san, che sono a livello 90. Ed è un po', uno dice, imbrogliare il gioco, anche se in realtà sono solo le ricompense dell'aggiornamento. Però il gioco già l'ho fatto una volta. Se voglio avere un piccolo vantaggio iniziale, che poi presto queste medaglie saranno inutili. Il livello salirà di botto e non serviranno più a nulla, ci vorranno medaglie molto più forti. A proposito, hai visto il menù di stasera con Manuel? C'è il curry. Davvero? E avevo detto che ci sarebbero stati gli hamburger. Ma vi sembra il momento di parlare della cena di stasera? Matteo è la voce della ragione. Guardate, la porta di legno si è aperta. Ragazzi, sono l'unica a sentirsi osservata? Osservata? Pensi che ci sia qualcuno che ci sta ascoltando nell'ombra? Sarà solo la tua immaginazione, Aria. Forza, continuiamo. Sì, potrebbe essere, ma io direi di fare comunque attenzione. Andiamo. Doko. Oh. Oh.
Questo è il tizio che ci stava osservando, direi, eh. E questo chi è? Ci sta rincorrendo, dobbiamo scappare. Fa davvero paura, sbrighiamoci, gente. Allora, qui bisogna stare attenti alla sua bocca che compare così a caso e anche ai barili che cadono dall'alto. Magari è un nostro fan, no? Non dire sciocchezze, scappa! Nell'anime compare lui, ma in maniera molto diversa. Comunque è brutto uguale, sia nell'anime che nel gioco. Oddio, sto un po' troppo avanti io, veramente, corro, però... Ok, evitato. Proprio al pelo. E mo si incastra. Groarg, mi dispiace, amico bello. Vai, botte per tutti! Rancoragno, bello! Sì, G-Bagnan mi fa la fila zampettante. Predatore viola. E ci prende saccagnate. Ma Shishio, non ti trasformare, no? Che non serve contro sti babbuini qui. Vedi? Sono tanto deboli, vanno giù facile. Però vabbè, se vuoi fare il tuo porco comodo, fallo. Che ti devo dire? C'è altro qui da prendere. Possiamo andare a parlare con sto tizio qui? No, eh? Oh, attenzione! Aiuto, aiuto, aiuto! E quello che cos'è? Ehi là, io sono Mamo! A quanto pare sei caduto nella più classica delle trappole per topi, eh? Proprio così! Ah, che male, che male, che male! Tranquillo, lascia fare a me, ti libererai in un baleno. Dici sul serio? Grazie, grazie, grazie. Se vuoi liberarlo, sbrigati G. Bastiano, restare qui è pericoloso. Eccolo che arriva. Ito! Oh no, siamo fritti! E questo sì che fa paura! Presto, scappiamo! Dobbiamo scappare altre due volte, insieme a questa. Però è agile, Salta lui. Il punto è che non passa dalla porta. Come fa poi a sgusciare effettivamente? Allora, non vorrei andare troppo veloce. Ecco, là ci stanno anche i barili infuocati. Dai, vai, corri però. Ah, mi sono fatto beccare come un tontarello. No, ehi, e su. Mi scivola il pollice sull'analogico e quindi mi devo aggiustare un attimino e devo lasciare la presa dal pulsante B per fare le capriole. Per continuare a correre, ovviamente premo col pulsante, con l'altro pollice. Cosa, ci ha preso le botte? Vabbè, qua è tutto un menare. Oddio, non mi ha fatto molto alla fine, Vabbè, sì, itai, fa Groarg! E poi noi dobbiamo combattere ancora. Ah, Mamo! Allora, che ci dici di bello? Vi ringrazio di cuore, me la sono vista davvero brutta. Nessun problema. Ora anche quella trappola è solo un lontano ricordo. Grazie, grazie, grazie. State pur certi che non mi dimenticherò mai dell'aiuto che mi avete dato. Però devi ammettere che è da ingenuo cadere in una trappola del genere. Beh, sapete com'è? Era piena di formaggio. E io adoro il formaggio. Vabbè, ci può stare. Avete visto, ne sono comparsi degli altri. Ci occuperemo noi di loro, Mamo. Tu pensa solo a fuggire da qui. Va bene, lascio tutto nelle vostre mani. Spero di rivedervi presto. Bene. Fatevi sotto, non perderemo contro di voi. E perché mai dovremmo perdere contro di loro? Fammi capire. Cioè, il fatto che tu pensi di non dover perdere ti fa presagire che potresti comunque perdere. Non è bello, G. Bastiano. Fai il serio per una volta. Vorrei davvero trasformarmi, ma non ne vale la pena per il momento. Guardalo quanto ci prende male. Ah ah, andato anche lui. Bene, bene. Raccogliamo anche le medaglie per potenziare i nostri attacchi.
Ma come, ancora qua sta Momo che vuole formaggio? Resta concentrato, amico, dobbiamo proseguire. Bene, questa dovrebbe essere l'ultima volta che scappiamo dal mangiatore. Non mi chiedo dove sia andato Momo. No, 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 era un'altra trappola. Momo! Gnam, gnam, gnam! Ma cosa, ancora lui? Ah, ora mi ha stufato, perché continua a seguirci? Gnam! Ma, Aria, forse non avresti dovuto urlargli contro in quel modo. Ora non è quello il problema, dobbiamo scappare. E in fretta! Come prima, ovviamente. Allora, ecco, non andiamo troppo avanti. Se no non vedo i barili. Vedo solo lui che mi mangia. Ecco che arriva un altro barile. Ma che cosa fai? Perché ti fermi? Dico, vabbè, mo torno indietro a prendere quello, invece no. Fatto peggio. Ma perché è scivolato dietro? Pensavo di averlo evitato, invece no. Per favore, non ti fermare, signor mangiatore. Vai, recuperiamo tutti la salute. Ok. E mi sa che ci sia. Amo. Bene, perfetto. Si chiama il mangiatore, effettivamente. Beh, è giusto, no? Ok, e ora possiamo diventare l'eroe. Vai, Kengo Benimaru. Vai, grande. Oh, alla grande, facciamo dei bei danni già. Vabbè, G-Banyan che fa tutto quanto il lavoro sporco. Voglio vedere se ci arriviamo a stordirlo sto tizio. Perché da come stanno le cose non mi pare. Oddio, è impazzito! Oh! Preso, grande. Ora attacchiamo loro, ora, ora, ora. Grande. Dai che c'è l'occasione. Niente. Niente occasione. Ah, ci picchia. Niente, oh ragazzi, ma si è... Oh, eccolo qua. Oh, ora è l'occasione per pestarlo forte e chiaro. Perfetto. Andato. Veloce, veloce. Però l'ho detto. Mo' all'inizio saranno veloci grazie al G-Banyan e a Akuma-san, ma... Tempo capitolo 4? Già iniziano a essere un po' obsoleti loro, eh. Oh, ciao ragazzi, bella parè! Do scappi. Tranquillo, sono sempre G-Bastiano, solo questo un po' di trucco. Eh sì, purtroppo a pancia vuota hanno un piccolo debuff nelle statistiche, quindi è meglio sempre tenerli a pancia piena. Però quando ci sono missioni di questo tipo, non sempre è necessario. Caspita, 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 me la sono vista davvero brutta! O comunque equipaggiare cibi che ti riempiono solo la pancia e non tanto i punti salute, e così puoi sprecarli, tra virgolette. Sicuro che va tutto bene, quel mostro ti aveva divorato. Ma certo che va tutto bene, in fondo sono già morto. Beh certo, uno yokai. Morto? Esatto, per questo non sento alcun dolore, nei limiti ovviamente. Ma è una cosa terribile da dire. Comunque lasciate che d'ora in poi vi accompagni nella vostra avventura. Allora, la questione è questa. Matteo non ha visto Scargatto. Ma ha visto il mangiatore.
e anche Momo. Anche Aria ha visto il mangiatore e Momo. Ora, o queste due presenze sono talmente forti e talmente desiderose di attaccare che si manifestano visivamente, oppure anche loro hanno dei poteri. La medaglia di Momo. Ah, è un'altra cosa. Sapevate che posso crescere a mio piacimento? Davvero puoi fare una cosa del genere? Provare per credere. Inserisci la medaglia nel tuo watch. Che ti costa? D'accordo, lascia fare a me. Coraggio, Momo! Eccomi qui! Ma che... è diventato enorme! Fantastico! Dici che possiamo anche volare sulla tua schiena adesso? Giusto! Così facendo torneremo all'Accademia in un battibaleno. Proprio così! Sei sveglio, ragazzino! Wow, non avrei mai pensato di incontrare un topo gigante prima o poi! A dire il vero, sono uno scoiattolo volante, non un topo. Il Momo Trasporto, il viaggio rapido, è ora disponibile e per fortuna che lo prendiamo subito! Invece negli altri giochi a metà. Ehi, ragazzi, datecelo subito, no? Ad ogni modo sembra che siamo arrivati al piano più alto della torre. Quindi Emma si trova qui vicino? Ormai manca poco, gente! Forza, proseguiamo! Ma siamo arrivati. Hello! Chi è? In realtà qui in giapponese Gibastiano fa ciao con questa cadenza e dice ciao anche nel testo, però scritto in giapponese ovviamente. Perché sì, si usa dire ciao anche nelle altre nazioni. È una cosa tipicamente italiana, ma si usa anche nelle altre parti del mondo. Sei tu Emma? Sì, sono Emma Reari. Io sono Gibastiano. Tuo padre mi ha chiesto di venire fin qui a salvarti. Proprio così. Io, Gibastiano Niada, ti libererò. Mi libererai, hai detto? E da che cosa? Non sei stata posseduta da un tenebroso recentemente? Sembra proprio che tu non ne sappia niente, vero? No, mi dispiace. Beh, meglio così. Forse quel tenebroso se n'è andato. Ora usciamo di qui, forza. È tempo di tornare da tuo padre. Eh? Tranquilla, grazie all'aiuto di un amico ci metteremo un secondo. D'accordo. Oh, direttamente da preside, grazie. Ce l'avete fatta, Club FNY, avete salvato la mia Emma. Può dirlo forte. Sono felice di averci visto giusto, non so davvero come ringraziarvi. Ma ora passiamo alle cose serie. Dov'è la mia piccolina? Emma, vieni fuori! Oh, quella voce e quei capelli biondi! Sì, sei proprio tu, figlia mia! Vieni qua, Emma, fatti abbracciare da tuo padre! Sì, oh papà! Oh, Emma! Che scena commovente. Ah. Le riunioni di famiglia sono sempre le più belle. Quello è vostro parente, per caso? Questo è un altro tenebroso, com'è possibile? Forse il mangiatore non era l'unico ad infestare quella torre. Oh no, è scomparso. Non abbiamo alcuna traccia di lui, dove potrebbe essere andato? A quanto pare lo spirito che perseguitava Emma si è finalmente rivelato. Signorina Vapori, è lei? Gibastiano, non è il momento. Quello è Mutapesce, uno spirito che attacca le famiglie degli incantati. Quindi in realtà il vero bersaglio del mostro era Preside Reali? No, papà. Oh, che cosa ho fatto? Non piangere, ma non è colpa tua. Penseremo nel salvare tuo padre, tu devi solo avere fiducia. Gibastiano. Bene, ragazzi, è tempo di tornare in missione. Sconfiggete il Mutapesce e salvate Preside Reali. D'accordo. L'attacco di Mutapesce, lo vedremo nel prossimo episodio. E salveremo anche il preside Reari. Ah, devo raccogliere tra l'altro qualche oggetto qui. Ok. E magari anche dare un'occhiata alle medaglie che ho preso prima. Ad ogni modo, amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio ovviamente per averlo seguito. Spero che la serie vi stia piacendo. Tra l'altro io ho questo outfit sgargiante che indosserò per tutto il resto della serie, a meno che io non trovi qualcosa di molto più adatto. Ad ogni modo, in descrizione trovate come sempre tutti i link utili, il link anche alla patch su come installare il gioco e scaricare anche il gioco, wink wink. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!